Per avere carte fortissime su FIFA 17 uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri EG Vault. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su EG Vault, la vecchiaccia ti ringrazierà. Quello della Juve di quest'anno, devo dire la verità, è un mercato veramente, veramente molto, molto strano, molto particolare, molto bizzarro. A tal proposito c'è un'operazione in assoluto, non per quanto riguarda la Juve, non per quanto riguarda il campionato italiano, di mercato estero veramente clamorosa, e si parla di Neymar al PSG. Se volete un video riguardo per capire un attimo quello che ne penso, tutte le dinamiche che potrebbero arrivare da questo atto estremo, perché si parla di tantissimi soldi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. O arriviamo a 2000 like, così domani vi porto proprio un video su questo argomento succulento. Ma intanto parliamo di Juve, e ancora una volta mi viene a dire parliamo di Juve, perché per quanto il mercato sia fermo, nel senso che comunque di top player a parte Douglas Costa, sperando, incrociando le dita, che sia veramente effettivamente un top player anche nel campionato italiano, ce ne sono pochi, ne sono partiti due, che sono Dani Alves e Bonucci. Sappiamo benissimo che sono due giocatori titolari e difficilmente sostituibili nello scacchiere tattico di Allegri, che tra l'altro sono stati i due marcatori della finale di Coppa Italia contro la Lazio, vinta solo lo scorso anno, e se ne sono andati entrambi, due perni difensivi che avranno una sostituzione, uno in casa credo, quindi Bonucci con Benatia o Rugani pronti a prendere il suo posto, addirittura Barzagli, ma la vedo difficile per Barzagli sostenere una stagione intera a questi livelli, a quell'età. Probabilmente sarà l'ultimo anno di Barzagli e l'ultimo anno di Buffon, se ne andranno entrambi insieme, come insieme hanno vinto la Coppa del Mondo. Sono arrivati De Sciglio e Szczęsny, e appunto Szczęsny in prospettiva per l'addio a Buffon. Quest'anno ci sarà un dualismo in porta, perché Szczęsny è stato pagato quanto un titolare, è stato pagato 11-12 milioni di euro più bonus, a 3 milioni di euro a stagione, 4 milioni di euro a stagione, quelli che saranno. Insomma, Szczęsny si candida seriamente come titolare di Buffon, per il dopo Buffon e forse anche per il pre Buffon, perché queste cifre spese per questo giocatore non sono giustificate se non in previsione di un eventuale anno da titolare anche quest'anno con Buffon in Champions. Ed è arrivato anche Mattia De Sciglio dal Milan, nell'operazione che ha fatto fare da Torino a Milano Bonucci. Lui ha fatto il contrario, anzi è arrivato dalla Cina, dove era in tournée con la squadra. Se Bonucci è stato pagato 40 milioni di euro, 42 milioni di euro per esattezza, De Sciglio è stato pagato 12 con qualche bonus, anche se l'ufficialità per il portiere, per il terzino, ancora non ci sono. Diciamo che non sono felicissimo, nel senso che sono due nomi che non riscaldano le piazze, perché sono entrambi due nomi di contorno, e mi auguro che presto possa arrivare finalmente un giocatore veramente molto molto importante. Io è da un po' che parlo di un centrocampista top da andare ad acquistare, dimenticando che comunque anche Bentancur è arrivato a Torino, pagato quasi 10 milioni di euro più la cessione di Tevez, dato che avevamo una prelazione sull'acquisto di questo giovane calciatore. Sembra dover rimanere anche lui nella rosa della Juve il prossimo anno, quindi un centrocampista potrebbe essere già stato acquistato, ma serve comunque una mezzala di qualità, di palleggio, di tecnica. Sapete benissimo i nomi che ho fatto in questo momento, perché i vari Matic, Zonzi, Matuidi, non lo so, non mi piacciono tantissimo. Fra tutti mi piace Can, se devo dire. A parte i top player Modric e Kroos, che sono impossibili da andare a prendere, andrei a prendere Can veramente. E tra l'altro la Juventus ha fatto anche un non colpo, ha fatto quasi un'uscita, perché Schick era praticamente un giocatore della Juve, aveva fatto le visite mediche presso il J Medical di Torino, era praticamente tutto fatto sulla base di 31 milioni di euro, e poi non se ne è fatto più niente. Ieri sera è arrivata l'ufficialità, Schick non sarà un calciatore della Juventus per la prossima stagione, per ora mi viene da dire, perché potrebbe succedere qualsiasi cosa a causa di un'aritmia cardiaca. Un'aritmia cardiaca che non è stata confermata ufficialmente, perché il comunicato sia della Juve che della Samp sono stati veramente, veramente scarni sugli argomenti. Fatto sta che la Juve non poteva rischiare di investire una trentina di milioni su un giocatore che probabilmente non riuscirà a giocare ad alti livelli nella prossima stagione. Adesso ha un periodo di stop forzato che va intorno ai 45 giorni, insomma un mese e mezzo. E poi si spera che possa tornare presto ai suoi livelli, perché comunque parliamo di un ragazzo veramente molto molto giovane e molto molto forte. Mi dispiace non averlo potuto prendere. La Juve ha fatto in extremis un tentativo per riagguantarlo in prestito, 8 milioni più riscatto fissato alla prossima stagione, perché ha detto: se si riprende io sono disposta comunque a prendertelo, ma ovviamente non posso darti 30 milioni subito, te ne do 8 per il prestito, che comunque è un prestito onerosissimo, fuori da qualsiasi logica di prestito e di mercato. La Sampdoria ha detto no, con la speranza di poterlo rivendere comunque all'estero o in Italia, alla Roma, all'Inter, al Milan, al Napoli, tutte squadre interessatissime al talento di Schick. Ma è anche vero che non bisogna rischiare, perché pochi giorni fa
un giocatore dell'Ajax, un ragazzo giovanissimo, un classe 97, è svenuto per colpa di un'aritmia cardiaca in campo e adesso ha riportato danni cerebrali permanenti, e quindi immagino che siano cose che vadano studiate bene bene bene, e se fossi nella Samp guarderei anche un attimo prima di cercare una trattativa milionaria solamente per andare ad acquistare, perché qua si parla del bene di un calciatore. Lo stesso Morosini anni fa morì per una malattia più grave, non sono un dottore, non sono un medico, ma riconducibile all'aritmia cardiaca. Beh, tra l'altro Cassano ieri, che aveva annunciato e poi smentito il ritiro, è stato uno di quei calciatori che in Italia è stato protagonista di una di queste cose, per fortuna guarito, insieme a Lichtsteiner, ancora la Juve, o Biabiani all'Inter, di cui avevo parlato nel video del Milan, quando avevo fatto il confronto con Bonaventura. Insomma, questo è il mercato della Juve, Bernardeschi è sempre in stand-by, sempre pronto ad arrivare. Sono un po' confuso, sono un pochino demotivato, perché Schick mi piaceva tanto, e purtroppo non è arrivato. Fatemi sapere cosa ne pensate del mercato della Juve qui sotto, perché mai come quest'anno lo vedo un po' confusionario, ma ovviamente non sono io che devo farlo, e per fortuna che ci sono Marotta e Paratici che ne capiscono molto molto più di me.